Le spettacolari immagini del fotografo veronese Silvano Paiola, che in 5 anni di appostamenti ha seguito le tracce degli animali che popolano i Monti Lessini. Da combattere oppure da proteggere, i lupi sono animali che non lasciano certo indifferenti e un fotografo veronese, Silvano Paiola, li ha seguiti con appostamenti pazienti per 5 anni lì sui Monti Lessini, dove la loro presenza è fonte di dibattiti più che accesi. Ne ha raccolto immagini e filmati che ora compongono un unico lavoro. Angelo Pangrazio. Gli orsi in Finlandia, i buoi muschiati in Norvegia, la fauna del Madagascar. Ma le immagini del cuore sono state catturate a un passo da casa, in Lessinia. Il fotografo Silvano Paiola, in 5 anni di paziente lavoro fatto di appostamenti e lunghe attese, ha realizzato un documentario per raccontare l'animale selvatico più discusso, al centro di infuocate polemiche. Parliamo del lupo, segnalato la prima volta sulle montagne veronesi nel 2012 con la coppia Slavic e Giulietta, che poi hanno dato vita ad altri branchi. Per Paiola, incontri in perfetta solitudine. Si sale nelle ore crepuscolari, quindi prima dell'alba, e si deve rimanere fin dopo il tramonto e cercare di appostarsi più nascosti possibili utilizzando qualche telo mimetico, nascondendosi fra qualche albero in modo da cercare di nascondere la propria presenza. Un'altra possibilità è quella di utilizzare delle telecamere nascoste che si piazzano in qualche punto di passaggio e sperare che vengano attivate dal passaggio di qualche animale. Non solo i lupi, nelle immagini del fotografo di Negrari, i boschi con cervi, camosci, volpi, caprioli, marmotte. Sono consapevole che l'arrivo del lupo in Lessinia porta con sé anche delle problematiche. A me, diciamo, dà delle sensazioni molto forti e mi piace moltissimo camminare in montagna, nei Monti Lessini, sapendo di essere circondato non solo dal lupo ma un po' da tutti gli animali, quelli che io chiamo il popolo della Lessinia. Siamo arrivati al termine del telegiornale, noi ci rivediamo come di consueto intorno a 12:30. Grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di una buona serata.